Salve a tutti e bentornati su Weird Games. Io sono Beriadir e questo è Blasphemous. Abbiamo sconfitto il nostro primo boss. Primo davvero. Ora, mi sono ricordato che questo gioco offre un ottimo spunto, cioè una mappa. Perché non continuare su questa strada? Bisogna esplorare, signori miei, esplorare. E qui c'è una zona in cui non siamo riusciti ad accedere. Andiamo a controllare. Ah, ecco perché. Il veleno. Maledettissimo veleno. No. Non è il caso. Quindi procediamo da quest'altra parte. Aspettate un momento. Ah già, mi ero dimenticato che quello facesse male. E olè, ed è andata. Si ritorna sulla neve. Sì, so che forse sarebbe il caso di tornare ad albero, ma vorrei vedere dell'altro. Sono sicuro che c'è dell'altro. Vieni, vieni, vieni. Forza bella. Sono qui per te. Ok. Qui c'è qualche cosa. C'è una leggenda? Sì, che c'è. Ah, il confessore. Ora mi ricordo. Ora mi ricordo bene. Comunque ci sono delle zone che non abbiamo minimamente esplorato. E questo? Vuoi ungerti con l'olio dei pellegrini? Ok! Oh! Oh, accidenti! Oh, accidenti! Aio! Se. Vieni, bello. Ok. Di qua... A un certo punto ci veniamo dalla, se non sbaglio. Certo, come no. Ah, ma è vero! Avevo dimenticato questo. La mia scarsa memoria. Ok, potremmo essere sulla strada giusta, più o meno, per continuare a esplorare, perché voglio vedere cosa c'è qui, cosa c'è qui. Sempre ammesso che possiamo andarci. Vai. Fai il bravo, su. Ok, lo vedi che sei bravo quando vuoi? Questo è un po' più pericoloso. Ok, ed è andato anche lui. Or dunque scendiamo. Tu sei un vero bastardello, eh? Com'era per scendere? No, non mi ci fa accedere! Dannazione! Vabbè. Oh, santo cielo.
Stavamo per morire malissimo. Ok. La strada è ancora quella giusta. Di qua si va... Ok, non si va. Ehi. Tu forza scendi. Scendi! Mannaggia tutto. E quello? Il problema è come andarci fino a là. Io potevo andare molto male, molto male. Potevamo rimanere offesi. Vieni qua, bello. Molto bene, signori, molto bene. Lo fa anche in volo. Ok, ok. Non era quello che volevo sapere, ma va bene. Tutta questa strada a ritroso. Evviva. Ah già, qua c'è Mr. Simpatia. Forza. Forza bella. Di qua. Adoro questa cosa. Ok, e da qui dobbiamo scendere di nuovo. Ok. Quindi tutta un'altra strada. Sì, lanciate, lanciate. E siamo qua. Ok. Vieni, fantasmino. Ehi. Diamoci una curata. Liberiamo un po' di gente. Aio, aio. Sarà difficile. Oh, porca miseria. Andiamo a curarci in tranquillità, eh? Ma si sono sovrapposti? O è sparito? Ok. Aio. No, è andata. Dannazione. E dobbiamo rifare tutta la strada, vero? Oh sì che dobbiamo fare tutta la strada. Porca la miseria. Va bene, va bene. Andiamo. Quantomeno queste adesso crepano facilmente. Facilmente. Spero che ne valga la pena più che altro perché... Mi ci roderebbe se non fosse così. Cerchiamo di rusharla, anche se... Oddio! Aio. Ok, il rush non è sempre una buona idea, eh. Scusate, quella si chiamava vendetta, invece. Ora! Proseguiamo, non di qua. Qua hai trovato la cosetta carina. Vieni, spiritello! Oh, un doppio colpo, poverino. Ah, forse sono un po' troppo sicuro di me stesso, vero? Ora, controlliamo qui perché c'era l'attacco in salto che non ricordo assolutamente come si fa. Ok, quindi dovrebbe essere così. No. Lasciamo perdere? Lasciamo perdere. Devi solo controllare
No, anche quello viene respinto dalla pietra. Buona a sapersi. Addio. Ma infatti andiamo all'inferno. No, non andiamo all'inferno, andiamo via, volevo dire. Urca. È un messi maluccio. Questo era giusto per sicurezza, però adesso andiamo all'altare. E ci rimettiamo, non dico in forze, ma... Sì, no, ci rimettiamo in forze. Era giusto. Non voglio spenderli per ottenere il perdono. Il danno da caduta non c'è, quindi si va in tranquillità e in sciallezza. Aio, beh. Quando uno poi è stupido, no? Curatina e si va. Guardatelo là come si agita. Lasciate che i bambini vengano a me. Faticaccia. È tosto questo pezzo. Lasciamoci inseguire. No, ho detto di lasciarsi inseguire. E uno è andato. Li devo fare uno per volta. Non credo di avere molte alternative. Vieni. E anche questa è andata. Ah, ma allora siete proprio infami, eh. Ah già, qua non arriva. L'oggetto lo lasciamo là. Lo leggiamo poi con calma. Vieni, bella. Oh, che carino. Perfetto. Resti dei capelli di Tendudia. Ciò che rimane dei capelli spinosi della novizia Tendudia, separati dal resto delle spoglie per fare in modo che non ottenesse una santa sepoltura. Tendudia trascorse svariati anni in quel convento, ma man mano che diventava più adulta, si faceva sempre più difficile nascondere i capelli. Continuavano a deformarsi in spine, e il sangue delle ferite che si aprivano sulla schiena macchiavano il suo candido abito. Quando le suore si accorsero della situazione, si spaventarono e iniziarono ad accusarla di essere un'eretica posseduta, proprio come i genitori temevano sarebbe successo. Oggetti delle missioni. Ah, perché non ho mai letto sopra queste cose? No, le hai lette, soltanto che spesso non ti interessava. Ora, però, vorrei sapere come si sbloccano altre... Dannazione! E qua è finito. Ah, sì. Ok. Sì, sì, certo. Sì, stiamo tornando ad albero per la strada più lunga. Ma che me frega a me? Io non ho intenzione di combattere, signori miei. Non ho intenzione di combattere. Oh, qua mi interessava arrivare. Magari ci dovresti anche arrivare. Ah. Lì si può
Lo vedete, è diverso quella specie di rovo dal resto dello sfondo. In qualche maniera ci si può interagire. Tutto sta a capire come. Anzitutto arriviamo qua. Poi. È vero! Vediamo se... No, non ci arrivo. In altezza non ci arrivo. Ok. Qui ci arriviamo però. Il problema è arrivare più in là. Credo che avremo qualche... Aio. È andata. E volevo dire una specie di gancio, qualcosa. Bene, ci lasciamo comunque alle spalle le nevi e questo già mi rende un bimbo felice. Eeeh! Sì, certo. Aha. Ehi! Ma sei morta? E assena una paralisi! Sì. Aha. Olà. Ok, lì c'era il vuoto. Di qua ci siamo andati? No. Perché non ci siamo mai andati? Non l'avevamo proprio visto, mi sa. Aglio d'incenso. È di nuovo un oggetto delle missioni. Un bulbo dal pallore osseo è molto difficile da scovare. Il suo odore intenso, che ricorda quello del sandalo, si diffonde nei giorni di pioggia, tradendo la posizione dei suoi nascondigli. Gli erboristi dal fiuto più esperto lo bramano per le proprietà miracolose. Confessioni di Tirso, parte 6. Da quel momento i nostri pii baci hanno salvato centinaia di persone dalla sofferenza del miracolo che devasta queste terre. E da allora il nostro ordine è stato ribattezzato Baciatori di Piaghe. Quante cose strane che accadono qui. Ah, vediamo se lui ci dice qualcosa adesso. Sì, consegna. I feel the boiling oil entering my frigid veins. I can still answer the call. Ok. Va bene, va bene. Tanto per me l'importante era tornare indietro. Lì purtroppo non ci possiamo andare. Momento. Un momento. Cosa significa questo? C'era un'apertura lì in fondo, io non l'ho vista. Ma perché mi perdo queste cose? Oliva congelata. Frutto estivo intrappolato in un inverno senza fine, nato da un olivo trasformato in prigione. I suoi oli congelati aumentano la difesa del portatore quando ha quasi esaurito le forze. Gemino percorreva il sentiero degli ulivi gelati con gli altri dannati, verso le terribili statue metalliche cave, dove chi attendeva sarebbe morto abbandonato. Tutto d'un tratto calpestò a piedi nudi un'oliva caduta, non ancora coperta dalla neve. Senza farsi notare, la raccolse e la strinse nelle sue mani, sapendo che sarebbe stata l'ultima cosa di cui avrebbe fatto tesoro. E qui? Oh, santo cielo! Sì, consegniamo. Ok. Non avevo dubbi. Non ho idea di che cosa stiamo facendo.
Saeta dolorosa. Oh, abbiamo trovato un'altra preghiera! Il dolore del corpo incarnava la penitenza finale, il totale distacco dell'animo alla ricerca imperterrita della virtù. Questo canto triste e disperato trabocca di fervore, e chi lo intona verrà ricompensato con energia vitale a ogni colpo sferrato sui nemici. Lascia che io soffra, lascia che io provi dolore, poiché una ferita su di me è una ferita in meno per te. Lascia che io sanguini, lascia che io patisca, perché un taglio su di me è una carezza per te. Lascia che io pianga, lascia che io gema, poiché tutte le mie lacrime sono soltanto mie. E noi la equipaggiamo tipo all'istante. E c'è anche una strada. Mamma mia, quanto è labirintico questo posto. Bimbo! Aio. No, non ci arriva. E comunque si ferma sul muro. Dannazione! Stupidi mocciosi. Aio. Perfetto. E io che pensavo di non avere idea di dove andare. Ah, alle volte, il caso. Sì, sì, certo. Come se mi metteste paura ormai, eh. Sì, ammetto che all'inizio me la facevate fare addosso. Questo è poco, ma sicuro. Ma adesso non più. Ci deve essere un modo per passare in quelle aperture. Non mi ci fa nemmeno aggrappare. Forza, esci. Isce, ciammaruca. Scusate, era una filastrocca di mia nonna. Allora, che fai, te nascondi? Non ci provare a nasconderti da me. Io sono il penitente. E lì c'è un oggetto, dannazione! Ma oh, perché non posso arrivare a quell'oggetto? Lo vorrei tanto. Questa è la smania dal collezionista, perché alla fine potrebbe essere tranquillamente una cosa... Muro! Nascosto! Scusate, la parete illusoria. Perché cadiamo tutti quanti in questo tranello? Dove sono? Oh, accidenti. Oh, accidenti. Oh, yes. Bene, possiamo riposare in tranquillità e serenità. Ora, la scelta è proseguire verso il basso. Oh, sì, mi ricordo di questo posto. Sì. Perché? Non potevo aggrapparmi alle scale. Ah, santo cielo. Ok. Ma perché non si aggrappa? Vabbè, non lo voglio sapere. Andassero all'inferno a questo punto, ok? Non credo che sia accessibile minimamente adesso. In compenso abbiamo esplorato quasi tutto. C'è soltanto questa parte qua, ma... non abbiamo i modi per arrivarci, quindi... ciccia. C.
ci deve essere un modo, ma per ora ci accontentiamo di non andarci. C'era anche un'altra strada qui. Oh, mi ricordo di voi! Non abbastanza sembra, però. Oh, è vero, sì. Dei nemici normali. Che sensazione strana. Mi chiedo cosa troveremo dall'altra parte. Noi venivamo da qua? Davvero? Nah. Questa era un'altra strada, sì. Ah, te non ti potevo parare. E fai un male cane. Ok. Non ho idea di dove stiamo andando. Oh. Lì c'è il nostro simbolo, però. Di nuovo? Indeed, sister of mine. Our encounter is approaching. The miracle will protect me. I do not need your protection this time. Leave me alone. Ma che diavolo sei tu? Sogni di misericordia. Ora, sì, come notate ho imparato a usare la mappa. Ok, un assolutore? Ma non abbiamo nessuna colpa, quindi... Non c'è problema. Perché mi ricordo... Quanto sono stupido. Ah, ok, quello è il segno dell'assolutore. L'altare ha un altro segno. Vediamo se riusciamo a trovarne uno prima di andare avanti. E infatti... Di nuovo. Visto che a quanto pare esistono, qua bisogna provare tutti i muri. Non si sa mai. Già. Non passa attraverso i muri. Aio, fai male. Anche io però. E questi li posso parriare, finalmente. Ok. Questo? Oh, lo vedi? Ho fatto bene! Allora, mascella di Tarradax il Chierico. Col suo sorriso affabile e la sua gentilezza, Nicodemus Tarradax mai negò accoglienza nella sua chiesa. La scoperta di un mucchio di ossa nella sacrestia rivelò le sue vere intenzioni. Carino. E queste sono letteralmente collezionabili. C'è proprio scritto. Perché ho fatto questa manovra? Non lo so. Oh, un bel momento alla Prince of Persia. Bene. Aio. Sbagliato. Già mi posso abbassare, quindi... È fattibilissimo. Vai, vieni, bello. Olè. Ah, non muori. Siamo così potenti? Già, siamo proprio potenti, che senso ha? Soltanto questo, anche perché non si può cascare una volta che ci si è arrampicati. Oh, salve tu. Scorciatoia. E... Le scale sono per i nabbi.
Fantasmi. Mannaggia. Ok, no, questi fanno più male. In compenso li possiamo interrompere. E questa è cosa buona e giusta. Non possiamo interrompere questo, però. Dobbiamo solo prendere il ritmo. Aio. Non era abbastanza prendere il ritmo. Aio, beh. Oh no. Che fortunello. Otra cura. E tu? Ho paura. Una bara. Oh, non è il momento di guardare. E come immaginavo, il miracolo ci cura! Scusate. E c'è un'altra preghiera! Sigiriga? Non so. Breve inno ai cieli notturni. Pervade il penitente della furia dei virtuosi, aumentando temporaneamente la velocità dei suoi attacchi. C'è una fanciulla dagli occhi come stelle, che con uno sguardo mi fa stare al suo fianco. Dicono sia una santa, discesa dal cielo. Non piangere, figlia mia. Smarrirò la strada. Cosa sono quei rintocchi? Campane distanti. Chi piange queste lacrime? Quegli occhi, come stelle sul suo viso. Oh yeah. Questo sarà un po' più complicato, eh? Chissà se... Oh, ci arrivo. No! Ho sbagliato tutto! Perfetto. Qui si può fare tranquillamente. Tu sei brutto! Eh sì. Ok. La faticaccia. Madonna mia, le botte che ti voglio dare a te. Vertebra cervicale. Zicher, il mastro birraio, diede una fama ignobile al suo monastero, preparando la più famosa birra del regno. Una notte le fiamme di un incendio innalzarono in cielo la sua leggenda. Bene! No, ho sbagliato tutto! Però, si fa. Chissà che succede liberandoli tutti. Sì. Beh, direi che possiamo andare a salvare. Abbiamo fatto un bel po' di strada. Davvero un bel po'. Wow. Non immaginavo. Ammetto che non lo immaginavo. Bene, a quanto pare siamo in un'altra chiesa. Probabilmente alla fine di tutto questo ci sarà un altro boss. Che altro dirvi se non... See ya, weirdos.